Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Una delle mie prime canzoni si intitola Scusami se. Il ritornello dice così. Ma forse è normale sentirsi un po' più spenti quando la fiamma cade e ti resta mal di denti, perché hai masticato ore di pensieri e libertà dentro una canzone che neanche sentirà. Molto importante è proprio la fine del ritornello, dentro una canzone che neanche sentirà. Perché ci sono, quante sono le cose che facciamo che non vengono viste dalle altre persone? I pensieri, soprattutto i pensieri, che non arrivano a destinazione, che restano comunque dentro di noi. E soprattutto che peso hanno per noi queste cose? È come se vivessimo due vite, secondo me. Una vita che è quella evidente, che è quella alla luce del sole, che è quella che tutti vedono. Dove la gente vede quello che facciamo, quello che diciamo, quello che pensiamo e pensa di farsi un'idea di noi, pensa di conoscerci in base a quello che diciamo, in base alle nostre azioni, ai nostri fatti. Dopo c'è un'altra vita. Una vita segreta, una vita notturna si può dire. Una vita in un mondo dentro, nel nostro mondo che abbiamo dentro. Dove facciamo molte più cose, dove abbiamo molti più pensieri, dove non smettiamo mai di progettare, non smettiamo mai di fare. Però queste cose non le vede nessuno. Molte cose che facciamo in realtà non giungono a destinazione. Quante volte pensate a una persona? Magari ci perdete ore, anche giorni, e questa persona non ne sa nulla di questa cosa, anche perché cosa cambierebbe? Però, nonostante questo, continuate a farlo. Magari in quest'altro mondo, in questo mondo notturno, in questo mondo siamo anche, forse anche altre persone siamo diversi. Però la gente si accontenta di quello che vede. La gente non va oltre a due o tre parole, non va oltre a un sorriso magari di circostanza, non va oltre a un'opinione che comunque si è fatta di noi, che non e se la fanno anche bastare questa opinione. Però spesso e volentieri abbiamo dentro un mondo fatto di fatti, fatto di pensieri, fatto di moltissime cose che purtroppo non riescono ad arrivare a destinazione, non riescono a uscire alla luce del sole. Quello che siamo dentro spesso e volentieri non coincide con quello che siamo fuori. E da un lato penso che il problema sia nostro, che non abbiamo la forza di far uscire determinate cose. Ma penso che anche il problema sia delle altre persone che si accontentano di sentire una voce chiara. Invece magari non si sforzano ad ascoltare quella richiesta d'aiuto che potrebbe essere, oppure quella poesia, detta magari con un filo di voce. Quei pensieri silenziosi. Ecco, io penso che noi siamo fatti per chi riesce ad ascoltare queste cose. Non per chi si accontenta delle cose evidenti, delle cose immediate, delle cose che saltano subito all'occhio. Seconda parte del ritornello è: e penso che la notte sia solo un'illusione, milioni di pensieri sciolti e orfani del sole, dimenticati in un cielo che non dorme, cadono all'alba e il giorno li raccoglie. No, lei non lo sa. No, lei non lo sa.
e buonanotte.